ad ogni lezione che finivano dovevano fare una relazione, questo per tenere, come dire, una tempistica e anche una pianificazione della cosa. E poi però di libertà nella scelta degli argomenti e nella stesura degli articoli. Anche qua però, insomma, controllo e rifare se era scritto male, perché insomma c'è gente che scrive come dei cani, degli altri che scrivono molto bene. Però è servito anche questo, perché comunque è servito. Sì, signora. Ecco, diciamo che oggi abbiamo rinnovato una tradizione, perché fino a 2 o 3 anni fa avevamo il giornalino della scuola, con la quale sono stati vinti un sacco di premi anche nazionali. E poi, voi sapete che sono cambiate tante cose a scuola, quindi con le innovazioni certe attività hanno subito una trasformazione, e quest'anno l'abbiamo riassumata in modo diverso, nel senso che allora c'era un comitato di redazione che era formato da ragazzi di tutte le classi che si riunivano e adesso non è più possibile fare questo, perché l'impegno è gravoso, poi devono fare dei recuperi, quindi insomma il pomeriggio è diventato un momento diverso, insomma. E allora abbiamo usato una classe, abbiamo usato le ore di laboratorio per fare una cosa diversa dall'economia aziendale, però insomma che rientra Mi ricordo che il primo progetto scuola ha partecipato proprio alla redazione del giornalino che c'era. E anche in quell'occasione facciamo una nostra alla Sì, non c'è Allora, foto di gruppo, sì. aspetta, una foto Ah, c'è il papiro che c'è dimenticato. No, sì, che glielo porterete. Sì, abbiamo una Perché abbiamo dovuto accelerare. Ma sarà pronto la prossima settimana. Abbiamo dovuto accelerare il papiro che vi manderemo, perché non è pronto. Voi avete accelerato tutto, perché se non ho capito male, da domani io vengo a scuola. Sì. No, beh, vanno in alternanza.